Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Speriamo, se si perde lei, si figuri noi. Intanto, sappiamo la verità sulla strage dell'ospedale Battista di Gaza oppure no? Perché qui abbiamo battaglie di opinioni, di posizioni. Al Jazeera ha fatto una controinchiesta rispetto a quella diciamo fatta dai media, chiamiamoli così, occidentali, insomma, quella che si era attribuita la responsabilità a Jihad Islamica, insomma, comunque una costola di Hamas, e invece adesso di nuovo sembra che non sia certo questo. Vede, è un passaggio delicatissimo e cruciale, perché le guerre sono fatte di emozioni e di disinformazione, e quindi capire quello che è avvenuto quella notte a Gaza è fondamentale. Ora, naturalmente, ci sono state le inchieste da parte dell'esercito israeliano, che ha portato anche delle prove. Poi c'è stata una collocazione abbastanza importante del Presidente degli Stati Uniti, che ha detto, secondo me, non è stato Israele. Per le prove che abbiamo a nostra disposizione, non è stato Israele. Ora, gli Stati Uniti hanno avuto negli ultimi anni un comportamento particolarmente coerente e corretto. Basta soltanto pensare a come sono comportati in Ucraina. Pur essendo molto coinvolti, non hanno mai coperto situazioni ambigue. Detto questo, io penso che alla comunità internazionale, a coloro che seguono questa vicenda, magari anche parteggiando per Israele, non basta quello che dice Israele, quello che dicono gli Stati Uniti, come non basta nemmeno quello che dice Al Jazeera. C'è bisogno di un'inchiesta internazionale coordinata dalle Nazioni Unite. E perché, vede, questa vicenda ha creato una profonda emozione nel mondo arabo. Ma parliamoci chiaro, per le masse musulmane nel mondo il verdetto è già stato emesso, è colpa di Israele. Ed è difficile ribaltare ormai questa percezione. Siccome è così, lei si immagini quanto sarebbe importante per Israele, quanto sarebbe importante, tra virgolette, per l'Occidente poter dimostrare attraverso una inchiesta indipendente e che invece è stata, per esempio, la Jihad Islamica. Sarebbe come vincere una battaglia non di guerra guerreggiata, ma di emozioni. E nel mondo arabo le emozioni contano moltissimo. Basta soltanto pensare a quello che è successo con le primavere arabe. E basta soltanto pensare a cosa è successo avantieri notte, quando il re di Giordania, tra virgolette molto vicino all'Occidente, molto dialogante con l'Occidente, ha annullato per quel bombardamento l'incontro con Biden, che aveva preso l'aereo da Washington per arrivare direttamente lì, e si era fissato la sua agenda di incontri. Esatto. E invece questo incontro...